Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriella, zia Vallì, Teresina e Scandierve. Allora, oggi terminiamo lo speciale Parigi con due sedi. La prima di queste, nuovissima, è una sede che ha aperto in pieno Covid. Si tratta della Fondation Pinol, la nuova e terza sede della Fondation Pinol. François Pinol è uno dei più grandi miliardari al mondo con un patrimonio stimato di quasi 30 miliardi. Si tratta anche, e in questo caso ci interessa molto, di uno dei più grandi collezionisti al mondo di arte contemporanea. Ha una collezione di circa 10.000 opere tra sculture, dipinti, fotografie, installazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Prima di aprire questa sede, che ha aperto proprio nel giugno 2021 con una mostra che io avevo recensito ancora in un articolo che era uscito un paio di anni fa, questa mostra che io ho visto non è più questa. Nel frattempo doveva durare solo 6 mesi, poi con il Covid era stata allungata un anno. Io sono arrivato al momento del cambio mostra, quindi ne ho vista un'altra che non avevo recensito, che non avevo approfondito. E che vi assicuro ho fatto tanta fatica a comprendere, ho capito comunque molto poco di questa mostra, quindi non ve la racconterò come una mostra di cui parlarne, preferisco farvi vedere un bel video con tutte le opere che ho visto, sia di questa mostra sia della collezione permanente. Tra parentesi, si tratta, vi ripeto, di 10.000 opere. Quindi giocando sul fatto di esporne una parte alla Borsa di Commercio, un'altra parte a Palazzo Grassi e infine anche a Punta della Dogana a Venezia, comunque non si può esporre tutto. Tra parentesi, quello che ho percepito, essendo questa da ora la sede più grande di Pinol come metri quadri di sede espositiva, si tratta di una metratura immensa. La Borsa di Commercio era, per andare anche brevemente alla storia del luogo, era una sede che nacque ben diversi secoli fa come abitazione, residenza di Caterina de' Medici. Di quel primissimo progetto è rimasto fino ad oggi soltanto un elemento che è una colonna di 31 metri, che si chiama proprio la colonna Medici, che prima si trovava staccata dall'edificio, poi questo si è ampliato sempre di più negli anni con le varie ricostruzioni, rinnovamenti, eccetera. E ora si è, in un certo senso, è stata inglobata dal perimetro esterno di tutto l'edificio. È una sede bellissima, nel pieno cuore, alle Halles, di un miliardario che ha speso un patrimonio incredibile per rinnovare tutto, chiamando l'architetto di fiducia che aveva già fatto anche le altre due sedi, ovvero l'archistar Tadao Ando, che è famosissimo per essere un architetto che lavora molto con forme minime, soprattutto cemento armato, quindi non si fa problemi a intervenire da un lato su sedi nuovissime, su sedi magari in cui il cemento può stare bene, dall'altro lato però è in grado di applicarlo anche su sedi storiche. La Borsa di Commercio ha un soffitto, in alcuni video lo vedrete, un soffitto affrescato che è una meraviglia, eppure la cosa incredibile è che non stona questo accostamento con il cemento armato, che serve per creare, quando ci si trova al piano terra in basso, al centro, una sorta di cono, di cilindro prospettico, che guardando verso l'alto, in un certo senso, anziché rovinare la vista di questi affreschi stupendi, la esalta. Perché? Perché è in grado di neutralizzare tutta la crescita verticale dell'edificio, che altrimenti avrebbe avuto scalinate, vetrate, stucchi d'oro, eccetera, e quindi si sarebbero viste certo comunque queste decorazioni, ma arrivandoci con un occhio pieno di altre soluzioni formali, di colori forti, eccetera. Questo cilindro azzera tutto e vi proietta subito a quel punto. Quindi è una soluzione architettonica veramente incredibile. Dall'altro lato ha i suoi contro. Il contro è che si percepisce solo quello, cioè quando si entra dentro ci si trova una struttura talmente imponente, talmente grande, perché l'edificio imponeva quel genere di struttura, che
che sembra esaltare sì il soffitto, ma distrugge un po' troppo tutto quello che non è il soffitto. Quindi una soluzione che ha dei pro e dei contro, come tutti i lavori di restauro, come tutti gli ampliamenti, eccetera. Non si può stare qui a dire che non ci si poteva aspettare dei contro. Comunque il risultato formale per il luogo che ha scelto di realizzare il pinhole è perfetto. È una fondazione di arte contemporanea che ospita in parte le sue opere, in parte anche opere che girano di collezioni private, musei, eccetera, per le sue mostre permanenti. E quindi quel luogo, secondo me, sarà da qui in avanti uno dei punti fondamentali del contemporaneo a Parigi. Allo stesso modo in cui lo sono altre due grandissime fondazioni, Louis Vuitton e Cartier, entrambe fatte da architetti fantastici, entrambi luoghi di ritrovo per i collezionisti più contemporanei. E per andare ora invece alla mostra e chiudere questa breve parentesi su Pinhole con il video. Perché vi ho detto ho fatto un po' fatica? Perché quando si arriva a collezionare 10.000 opere, tra l'altro opere in cui c'è di tutto, dalle installazioni, fotografie, video, eccetera, e in più si hanno così tante altre cose da fare, perché François Pinault non fa di lavoro il collezionista, è il proprietario dei più grandi brand della moda, da Gucci a Yves Saint Laurent, eccetera, quindi avrà ben altro da fare durante tutto il suo tempo che non scegliere i quadri da comprare. E quindi lui chiaramente si affida ad altri, ad esterni, art advisor, esperti di aste, gallerie, eccetera, da cui comprare. E io sono sicuro che se dovesse comprare un Pollock o un Rothko, ammesso che gli possano interessare, lo farebbe senza guardare lui stesso prima, vista la cifra. Però nel caso di tante altre opere contemporanee che hanno prezzi ben più limitati, hanno un interesse storico anche molto più limitato, diciamocelo, dubito che sia lui a scegliere le opere. E secondo me si percepisce questa tendenza a comprare un po' di tutto. Cioè io ho visto la mostra in corso e non ci ho capito niente perché ho visto troppo, perché ho visto qualcosa che andava da ogni parte. E ogni sala mi sorprendeva, nel senso che se le prime due sale mi danno un'idea del gusto di quest'uomo, la terza distrugge tutto. Si va alla quarta, un'altra idea ancora. La quinta mi devi un'altra volta. Quindi non lo so, io ho percepito come, al contrario di tutte le mostre personali che lui ha fatto, ora è in corso a Punta della Dogana la mostra di Bruce Nauman, che ormai è in corso da un anno e mezzo quasi, io vi recensii al Corner all'inaugurazione proprio. Quella è stata una mostra strepitosa perché? Perché è di un solo artista con le sue opere, quindi non si può fare confusione nella linea che è stata scelta di collezionismo. Quando si mettono insieme 200 opere di 100 artisti, insomma, lì faccio un po' fatica a stare dietro al discorso. Quindi questa è stata la mia impressione, poi spero che la visitiate tutti perché è un luogo che merita. Ci sono tante opere importantissime che sono nei libri di storia dell'arte al suo interno, quindi va assolutamente vista. Tra l'altro non solo uno spazio espositivo che espone opere, ma anche un luogo di incontri. Al di sotto di questo cilindro incredibile è stato costruito un auditorium, un cinema con più di 300 posti a sedere, quindi è in programma, appena finirà il Covid, eccetera, una serie di attività che non si limitano più solo alla mostra d'arte, ma magari alla conversazione, al talk show, alle riunioni, a conferenze di vario tipo. Quindi sicuramente sarà un luogo ancora più dinamico, che si trova nel luogo più bello in assoluto di tutta Parigi e forse di tutta la Francia. Detto questo, andiamo a questo breve video, che sarà un video in cui vedrete sia queste opere contemporanee della mostra temporanea, sia le opere che invece si trovano dislocate un po' ovunque, che non so se staranno lì fisse, però non fanno parte di quella mostra temporanea in corso. Prego, regia, con il video. Thank you.
Rieccoci in studio, allora andiamo alla seconda sede, anche questa non l'avevo mai vista, tra l'altro l'ho scoperta solo come su suggerimento di un mio amico perché non sapevo neanche che esistesse, da un lato ignoranza mia, dall'altro lato mancanza di pubblicità clamorosa, nel senso che da un lato si fa confusione col nome. Cioè, se voi scrivete su internet Museo d'Arte Contemporanea di Parigi o Museo d'Arte Moderna di Parigi, vi esce il Pompidou, è chiaro. Il Pompidou è il museo di arte contemporanea per eccellenza della città, che si trova in pieno centro, eccetera. Scrivendo invece Museo d'Arte Contemporanea della città di Parigi, vi esce un altro museo. È una cosa assurda, no? Cioè basta scriverlo in modo diverso, la stessa cosa, e vi escono due musei diversi. Che museo esce? Esce un museo che è stato aperto addirittura ben prima del Pompidou, quando si parla del 1937, quando ci fu un'esposizione universale a Parigi, in cui vennero chiamati alcuni artisti a realizzare alcune opere per questo luogo, perché era stato costruito questo luogo per essere un padiglione che poi, come in tanti altri casi, se pensiamo anche solo alla Torre Eiffel, no? Nell'89, stessa circostanza, esposizione universale, si costruisce un edificio che in teoria doveva essere, come per tutti gli Expo, eccetera, un qualcosa di temporaneo, e poi rimane lì per, e ancora oggi, da più di 140 anni quasi. Stessa cosa il Crystal Palace di Londra, siamo nel 1855 se non sbaglio, primo anno in cui nasce l'esposizione universale, si costruisce il Crystal Palace a Londra, c'è ancora oggi. Quindi no, il fatto che queste sedi diventino nel giro di un anno appena di Expo talmente iconiche che poi si decida di lasciarle per sempre. È successa la stessa cosa in questo caso, un padiglione che è diventato poi un palazzo, ribattezzato il Palazzo di Tokyo, non c'entra niente con Tokyo città, che non si faccia confusione, prende questo nome solo perché la via davanti a questo luogo si chiamava via Tokyo, ora si chiama via New York. E per darvi un'idea del colmo, del perché io mi sia stupito quando poi ho trovato questo museo, il fatto che si trova davanti alla Torre Eiffel, cioè voi dalla Torre Eiffel guardate la Senna, attraversate, andate sui giardini del Trocadéro, 200 metri a destra e c'è questo splendido museo. Quindi si vede addirittura dalla Torre Eiffel il museo e viceversa, quindi sono proprio a 200 metri di distanza appena, eppure io non c'ero mai stato, proprio perché secondo me c'è un po' di confusione nel nome. Detto questo, il Palais de Tokyo è molto più noto invece, perché? Perché è un luogo un po' come la Fondation Pinault, Fondation Cartier, Fondation Vuitton, il Palais de Tokyo è un luogo in cui si fa ricerca di arte contemporanea, ci sono le mostre più all'avanguardia in assoluto. Comunque il Palais de Tokyo è il nome dell'edificio e il nome di un'ala di questo spazio. L'altra ala invece è questo museo qui, quindi anche qui non ho la difficoltà perché è il nome di un edificio che però è rappresentato da una sola parte della sua stessa struttura, perché l'altra parte è un altro edificio, però è sotto lo stesso nome. Cioè, capite che c'è un po' di confusione qui, no? Detto questo, appena sono arrivato in questo luogo, ho visto un padiglione che
si spiega come sia figlio del 37, no? Cioè l'anno di Guernica, anno anche in cui stavano esplodendo i totalitarismi. Quindi, se questo edificio, secondo me, fosse stato eretto in Italia, l'avremmo scambiato subito per una sede fascista. Perché a vederlo si direbbe proprio così, ci sono tutti i caratteri di monumentalità spiccata. Detto questo, entrando all'interno di questa sede, io mi ero letto qualcosina prima, vi dicevo, sono state realizzate allora un'opera in assoluto, che forse è l'opera più rappresentativa dell'intera sede. L'artista è Raoul Dufy, un francese doc, artista che mi è sempre piaciuto molto, pur senza aver visto. Ecco, come abbiamo visto la volta scorsa, no? La Cappella Sistina dell'impressionismo, questa volta vediamo la Cappella Sistina di Raoul Dufy. Perché anche la Cappella Sistina? Perché Fatalità ha quasi gli stessi metri quadri di superficie. Quindi in termini di dimensione di pittura, di estensione pittorica, siamo quasi agli stessi identici metri. Quindi interessante anche da notare questo. È un'opera che è stata realizzata incaricando l'artista vivo e vegeto di realizzarla proprio per quell'esposizione universale, chiedendogli di realizzare il tema di quell'anno, che era l'elettricità. Allora, ecco che lui ha creato una sorta di struttura, che è una struttura fatta da 250 pannelli di legno che coprono 600 e passa metri quadri, in cui si crea questa forma molto irregolare, una sorta di quinta teatrale quasi, in cui secondo me il risultato è qualcosa di inimmaginabile. Il tema, ve l'ho già detto, l'energia elettrica. In pratica è una serie infinita di ritratti di figure, tra cui Edison, Tesla e molti altri, che vengono dipinti in modo, se vogliamo, un po' caricaturale, secondo lo stile di Raoul Dufy, ma ognuno di questi circondato dai colleghi del tempo, dai rivali, quindi è bello no, anche notare come si trovino in gruppetti, diciamo, elementi più geniali di quello stesso secolo, che magari hanno sviluppato delle ricerche sullo stesso identico ambito, e circondati a loro volta da uno sfondo in cui si trovano le loro scoperte scientifiche, quindi dalle bobine di Tesla, varie macchine che chiaramente siamo nel 37, quindi tutto ciò che era stato scoperto fino a quell'anno, e devo dire che a livello cromatico ha un impatto devastante. A livello compositivo non è semplicissimo da leggere perché le figure sono veramente troppe. Le scenografie anche perché si vedono questi sfondi che cambiano, no? Vi dicevo, ha un che di fumettistico, nel senso che ci sono delle zone, delle isole che potrebbero essere, no, i riquadri dei fumetti che hanno un certo sfondo, magari con una certa tinta di sfondo, in cui si trovano tot figure che fanno un gruppo, poi si passa a un'altra zona con un altro colore di fondo e un altro gruppo ben staccato. Quindi si procede a tasselli in un certo senso e vanno letti seguendo un ordine, che non è un ordine però, perché in teoria no, da sinistra a destra, che è il criterio di lettura, si pensa che Dufy sia andato in ordine cronologico. Invece no, perché voi trovate veramente inseriti addirittura Aristotele alla fine del percorso quando dovrebbe essere all'inizio, quindi c'è un po' di confusione a livello spaziale su dove si trovi ogni personaggio. Infatti all'ingresso c'è una mappa dove ci sono segnati alcuni volti per trovarli subito, ma sotto ogni personaggio c'è comunque scritto il suo nome e cognome. Quindi vuole essere una sorta di ritratto gigantesco di tutti gli elementi che hanno fornito un contributo all'elettricità. Chiaro, lui è andato fino ad Aristotele, che con l'elettricità non c'entra assolutamente niente, però ha, diciamo, sviluppato una sorta di reazione a catena andando alle origini, e quindi, se vogliamo, è stato l'origine di tutto Aristotele, no? Una scusa per mettere un po' più volti, anche perché nel 37 altrimenti ne avrebbe raffigurati veramente molto pochi per riempire 600 metri quadri. Comunque, secondo me è un'opera. Per chi
apprezzi il lavoro di questo artista, per chi lo conosca, veramente strepitosa, strepitosa. Vi ripeto, a livello compositivo, a livello di luci, a livello proprio spaziale, come abbia saputo gestire questi spazi. Ci sono delle zone vuote, ci sono delle zone piene, però c'è una bellissima armonia, c'è un uso proprio il fatto di lasciare questo centro molto aperto e molto chiaro, sembra quasi aumentare la percezione di uno spazio che entra sempre più dentro, quando invece la struttura è abbastanza regolare rispetto a quanto si percepisca dai colori usati. Quindi no, anche una scelta cromatica che va ad enfatizzare magari una geometria d'insieme che non c'è, che è solo fittizia, illusoria. Secondo me è stata un'opera strepitosa. Oltre a questa, un'altra opera importante in questa sede è sono due studi della Danse di Matisse che non c'entrano con quelli che abbiamo in mente noi, di cui una si trova in Russia, una a New York. Questa è uno studio di una Danse di Matisse che si sviluppa su due pannelli a tre arcate ognuno. Era un progetto, non è neanche stato considerato un'opera finita vera e propria. Era un'opera a cui Matisse aveva iniziato a lavorare già in età avanzata. Siamo all'inizio degli anni 30, quindi Matisse aveva superato la sessantina, settantina ormai, e quell'opera era stata fatta per tutt'altro scopo che l'esposizione universale, quindi non c'entra come per il caso di Dufy con l'Expo, era stata fatta prima per tutt'altro scopo. Poi però queste opere sono state acquisite e inserite in questo museo, in questo padiglione che è nato proprio nel 37, quando si è scelto di rendere stabile questo padiglione. Anche in questo caso, due opere secondo me molto molto interessanti, come però tutta la collezione, perché io mi ero visto nelle foto chiaramente questi due interventi, che sono le due opere monumentali del luogo, e ho detto bene, ci vado anche solo per quelle. Non sapevo cosa aspettarmi, perché poi c'era scritto che dentro c'erano opere di Chagall, di Picasso, di Modigliani, eccetera. Ho detto ok, a Parigi è pieno, nel senso che è un nome che sfruttano, ma c'è la fondazione, c'è il museo Picasso, quindi che Picasso vuoi che veda quando ci sono già quelli? C'è l'opera di Parigi, l'opera Garnier, anche quella, la Sistina di Chagall. Quindi no, tutti i nomi di cui si vede già tantissimo in giro per tutti gli altri musei. Cosa ci può essere in più in questo? E invece mi hanno stupito perché, mamma mia, hanno un livello di opere altissimo. Siccome sono tante, non ve le posso raccontare tutte, preferisco chiacchierare meno, darvi più tempo di video. Sarà un video un po' più lungo del solito, però gustatevelo perché queste opere sono veramente frutto di una selezione meravigliosa. Quindi prego regia anche con questo video. Thank you.
Rieccoci in studio, questa volta non vi voglio allungare troppo il corner per non arrivare di nuovo a 55, 57 e passa minuti, quindi fermiamoci un po' prima perché fa caldo. Io vi anticipo che dal prossimo corner inizierà invece una serie su Venezia, perché? Perché c'è la Biennale di Venezia in corso, nonostante questo io non sono ancora andato, non ho avuto il tempo, quindi farò un salto prossimamente, ma sono stato comunque un giorno intero a Venezia per vedere una serie di mostre della Biennale che però non c'entrano con i padiglioni, non c'entrano con l'arsenale, con i giardini, eccetera. Sono le principali mostre collaterali alla Biennale di Venezia in corso. Tutte mostre che finiranno insieme alla Biennale, quindi a ottobre inoltrato, avete tantissimo tempo ancora per vederle. Io ho visto le principali, Anish Kapoor, Anselm Kiefer, la retrospettiva strepitosa su Afro Basaldella, poi ho visto la mostra sugli artisti messi insieme dal filo conduttore del fuoco alla Fondazione Cini, quindi ho già visto delle mostre veramente di altissimo livello, però siccome sono troppo belle non ho voglia di correre per presentarvi la mostra di Anselm Kiefer in 10 minuti quando meriterebbe 10 ore. Allora finisco qual corner, la prossima volta o quella dopo, perché c'è in ballo un altro corner in mezzo che non so se sarà il prossimo o quello dopo, comunque il prossimo corner condotto da me sarà su questa mostra e tante altre.
Io allora vi ringrazio anche per questo corner, spero che vi sia piaciuto, spero di non avervi annoiato con i minuti un po' più lunghi del solito di video, ma credo che sia l'unico modo per portare veramente l'arte in casa vostra e non solo la mia faccia, ma i musei più importanti al mondo dentro le vostre case. Quindi vi saluto, vi ringrazio e al prossimo Cesare's Corner.